Quindi, esplicitamente ringraziando Francesco per la visita sul territorio. Filarmonica di Bologna.
contessa diretta dal maestro Piccinino. Ma perché questo appuntamento annuale per noi così caro? Perché noi dell'associazione Giordano Bruno ci teniamo così tanto? Lo scopo che ci siamo prefissi come associazione è la diffusione del libero pensiero e della libera ricerca. Questa è la base di ogni cultura moderna e democratica. Per noi una società migliore si costruisce con menti aperte, tramite l'approfondimento culturale e il libero scambio di idee, lontano da settarismi di ogni natura e dai loro diretti derivati che sono lo separatismo e il fanatismo. Disvalori che portarono a suo tempo al brutale martirio di Giordano Bruno e che abbiamo rivisto proprio in questi giorni a Berlino e non solo, quando essere ancora dannosi e devastanti. Noi vogliamo lavorare per il bene e per il progresso dell'umanità. Per questo crediamo che la musica, linguaggio universale per eccellenza, che trascende tutte le differenze linguistiche, culturali e religiose, possa essere un mezzo di affraternamento universale e farci riscoprire tutti i concittadini questo piccolo puntino blu verso l'immensità dell'universo, come diceva una magnifica poesia dello scienziato Carl Sagan. E quali concittadini facci essere reciprocamente più tolleranti e responsabili di occuparci con maggior gentilezza, non dell'altro, di preservare e proteggere questo piccolo punto blu in cui abitiamo, l'unica casa che abbiamo mai conosciuto. Per questo ringrazio il Comune, le persone del Presidente Blasioli, dell'Assessore Diacono, per aver creduto con noi in questo evento, e l'Abate Santuccione per averci gentilmente concesso questo Tempio della Conciliazione con il magnifico e suggestivo stile neoclassico. A tutti voi auguro buone feste e buona giornata. Buonasera a tutti, benvenuti. Non avevo assolutamente pensato di dover rivolgere parole di benvenuto, ma come padrone di casa devo dirvi benvenuti, perché sapete la cattedrale è la casa del vescovo. Si chiama cattedrale perché qui c'è la cattedra del vescovo, cioè dove il vescovo in qualche modo guida il popolo di Dio che gli è affidato. Benvenuti a questo concerto di fine anno, nel segno della cultura, nel segno della bella musica, nel segno di un pensiero e un progresso universale, ma mi dovete consentire anche, spero che sia così, nel segno della pace. E sì, perché questi amici che vengono dall'Ucraina, nessuno forse ne parla molto più, ma vivono una situazione molto ma molto difficile per una guerra silenziosa che si sta ancora combattendo e tante famiglie, anche le famiglie e gli amici ucraini che sono qui presenti in cattedrale, molte volte ne sentono il peso, la fatica e la difficoltà. E allora mi associo alla dedica che ha fatto il presidente Blasioli per la ragazza di Sulmona che purtroppo ha perso la vita a Berlino, ma mi dovete consentire di dedicare questo concerto ancor di più e ancor meglio a tutto il popolo ucraino. Buon ascolto. Partecipazione della pianista bielorussa Svetlana Tenevich e del soprano ucraino
Eva Torfellino, con la direzione del maestro Giuseppe Piccino. La maggioranza dei musicisti della Filarmonica di Odessa è composta da diplomati del Conservatorio di Odessa e quasi la metà di questi sono diplomati dalla scuola di Stanislavski. L'orchestra è stata fondata nel 1937 e per tutto il periodo sovietico è stata seguita dai direttori Nadal Lakhlin, Yuri Demirkanov, Kurt Sanderlin, Arvid Johnsons e anche da Maris Johnsons. Durante gli anni sovietici, diversamente dalle orchestre di Mosca e San Pietroburgo, alla Filarmonica di Odessa non era permesso di viaggiare fuori dai confini dell'Unione Sovietica. Con l'indipendenza dell'Ucraina, lo status dell'orchestra è cambiato e nel gennaio del 1993 il governo ucraino ha assegnato formalmente lo Stato federale di Odessa Philharmonic Orchestra. L'orchestra da allora è diventata la prima dell'Ucraina ad attraversare sia l'Oceano Atlantico che l'Equatore, esibendo dal 1992 ad oggi nelle più importanti sale del mondo, nonché per l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite a New York. Quindi passiamo. La prima parte del programma inizia dunque con una overture sinfonia italiana, ovvero con l'Italiano in Algeri di Rossini. L'Italiano in Algeri è un'opera lirica di due atti di Gioacchino Rossini, sul libretto di Angelo Anelli, andata in scena per la prima volta a Venezia nel maggio del 1813. Il testo di Angelo Anelli, un dramma giocoso in due atti, apparente al genere dell'opera buffa, si ispira vagamente ad un fatto di cronaca realmente accaduto, la vicenda di Antonietta Trapolli, signora milanese rapita dai corsari nel 1805, portata nell'area di Liberi Algeri e poi tornata in Italia. L'italiana in Algeri è rimasta insieme al Balmieri e al Balmieri di Siviglia e a Cenerentola e a Guglielmo Hotel una delle opere di Rossini più rappresentate nel repertorio dei teatri lirici di tutto il mondo. Per la perfetta commissione tra sentimentale, buffo e stereo, l'opera è stata definita da Stendhal come la perfezione del genere buffo. Signori e signori, buon ascolto. Thank you.
Grazie.
al liceo musicale, si trasferisce ai conservatori di Karnak e di Dnipro, dove si diploma sotto la guida dei maestri Taisia Manishina e Olga Scuola. Inizia subito una grande attività concertistica nei teatri ucraini, esibendosi guidata da direttori di fama internazionale come Henry Wilson, nonché da prestigiose orchestre filarmoniche. Trasferitasi in Italia per perfezionarsi in tecnica vocale e interpretazione musicale con i più illustri maestri, frequenta nel 2016 l'Accademia di Alto Perfezionamento del Festival Puccini di Torre dell'Acqua. Il suo repertorio varia da Verdi a Puccini, interpretando con successo i ruoli di Mimì, Lucia, Violetta, Gilda e Alina. Questa sera ci inizierà proponendoci Mi chiamano Mimì e quando vengo di Puccini e Non ti scordarti me di Ernesto De Curtis. Signori e signori, ecco a voi Eva.
Riccardo